ci eravamo lasciati con un vocabolario fiscale già complicatissimo in materia di tassazione sulla casa, tra Tari, Tasi e Trise. Adesso quello che già sembrava uno scioglilingua si complica ancora di più con l'aggiunta della TUC. Inizia sempre con la T, dunque una nuova tassa, ovvero il tributo unico comunale. È arrivata la TUC. Che significa la TUC? Un minimo che ti danno da botta. Avete sentito che è uscita fuori un'altra tassa sulla casa? TUC si chiama. Ce ne sono troppe e non le descrivono bene. TUC. La conosce? Beh, l'ho sentito in televisione. Ma non so lei che cosa ne ha capito. Nulla. Niente. Che si pensa ai salatini? Quelli che si mangiano, non so quelli. Sono linguaggi tecnici che la maggior parte della gente non capisce. Come non avevo capito niente prima e aspetto di capire qualcosa domani perché uscirà la tacca. Il TUC, tributo unico comunale, proposto con un emendamento al Senato, debutterà nel 2014 ed avrà una componente patrimoniale in sostituzione dell'IMU per le seconde case, una sui servizi indivisibili che sostituirà la TASI ed una sui rifiuti che ricalca la TARI. Ha pagato che cosa? Ha pagato già. La TARS. La TARS è quella sui rifiuti? La monnezza, l'ex, no? L'ex TARSU. Sì, TARS, ogni giorno cambia un nome. Sì, ma come si fa a seguirle queste cose? Secondo vediamo me. Se lei riesce a dirlo tutto di fila. Tari, Tasi, Tarsi e Trisi. No. Tari, Tasi, Tari, Tasi. TUC. TUC. Tari, Tasi, Tarsi e TUC. Tari, Tasi, Trisi e TUC. Lo vede, pure non scioglie lingua, sembra una presa. Scusi, sembra una presa in giro. Per esempio, ha capito questa TUC che differenza ha dalla Tasi o dalla Tari? No. Tra Tari, Tasi, Trisi e TUC. Guardi, c'è stata una cosa, hanno tolto l'IMU sulla prima casa, però ce n'hanno messa un'altra, gli hanno cambiato nome. Come dire, ci si alza la mattina e tuc, spunta una nuova tassa.